nostro primo ospite. È da poco uscito il suo nuovo libro, ed da Sellerio all'amore. L'amore è il nono romanzo della serie di Rocco Schiavone, che è un successo straordinario, più di 2 milioni di copie vendute. Ha ispirato anche l'omonima serie TV di Rai 2. È con noi Antonio Manzini. E saluto, che è un grande piacere conoscere. Buonasera Antonio. Piacere mio. Stamattina sono andato a fare un giro in librerie, devo dire, no, ho visto l'amore, Sellerio, editore primo in classifica anche questa volta. Devo dire, ho provato un'invidia assoluta. Perché? No, te l'ho detto prima, perché no, insomma, non ci conosciamo. No. Non ci siamo. Giuro, mai. No, cioè, c'è stata una conoscenza 35 anni fa, ma non te la puoi ricordare, né io te la dirò, perché faccio una figura pessima. Mi sta ricattando con questo ricordo da un'ora, ma io non riesco a ricordarmi. Vabbè, comunque diciamo, non ci conosciamo. No. Però Antonio Manzini per me è proprio invidia pura, cioè nel senso che per me uno scrittore di noir di grandissimo successo, come sei tu, confesso, proprio un'invidia vera, autentica. Non so come reagire. No, perché sì, fai bene. Potrei dire il contrario. Ti devi sentire in colpa. Va bene, io mi sento profondamente in colpa. Certo. Infatti in treno, venendo da casa mia qui, ho detto speriamo che non mi senta così in colpa come invece mi sento. Però purtroppo non esco da questa. Ma per uno scrittore riuscire a inventare un personaggio come Rocco Schiavone, poi la TV se ne occupa, lo fa diventare un volto attraverso Giallini, ma insomma, per cui esiste per davvero, nulla è più reale dei personaggi di fantasia, per cui poi esiste per davvero, insomma è una fortuna rara. Sì, è una fortuna, io ringrazio tutti i lettori inizialmente. E anche gli spettatori di Rai 2 che vedono Rocco Schiavone. Allora, facciamo una cosa. È una fortuna immensa. Facciamo una cosa, prima di continuare a parlare di Rocco, mandiamo questa immagine dedicata a Rocco Schiavone che abbiamo montato in onore tuo, del tuo personaggio, e poi ne parliamo, ci racconti com'è nato, come scrivi, eccetera. Vai, vai. Dice questore. Hai capito dove vanno mandato? No. Ad Aosta. Porca puttana. Da adesso in poi ci usa il mio metodo. Vale a dire, Schiavone se fa di cazzi sua. Sarò qui, così, a non fare un cazzo. A contemplare la vita con tranquillità. Oh, fanno mortacci tua! Com'è che ti è venuta voglia di fare questa crociata? Ma perché mi sono rotti i coglioni? E questo invece l'amore, l'amore è l'ultimo romanzo che magari diventerà una storia anche questa, chi lo sa. Sì. Com'è nato Rocco Schiavone? Come ti è venuto in mente? Non me lo ricordo. No, ma è vero Fabio, non me lo ricordo. È un giorno. Lo ricordo. È nato, no, era diverso all'inizio, era un personaggio, era sempre un poliziotto ma molto 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 cattivo, era un mezzo assassino, un mezzo delinquente. Scrissi una prima stesura, lo feci leggere a mia moglie che minacciò il divorzio, allora dissi sai che c'è di nuovo, fammelo cambiare perché ci sono, anche l'avvocato mi ha detto perdi sicuro proprio. Quindi l'ho edulcorato e piano piano è diventato Rocco Schiavone. Mi ricordo il primo giorno che ho cominciato a scriverlo, quello sì. E tu hai capito che stavi scrivendo una cosa? No. Beh, tu sei però uno, insomma. Ma no, non ne avevo la più pallida idea, anche perché io ho scritto il primo libro e via, finito lì. Insomma, l'ho dato a Sellerio l'ha pubblicato e poi non ne sapevo niente di editoria, ci sono entrato per caso. Dunque, a parte una cosa che posso certificare... Sì. È che io ho incontrato Marco Giallini una volta per davvero in Val d'Aosta, che è la mia seconda patria, cioè per me che non è una cosa bellissima incontrare Giallini in Val d'Aosta. No, però la Val d'Aosta per me è proprio la seconda casa. Non perché ho casa, ma perché la sento come casa mia. E devo dire il disagio che lui ha per la montagna è assolutamente autentico. Verissimo. Sì, proprio non ci sta bene per niente. Come il personaggio, detesta la montagna. Come il personaggio. Sì. Quando però tu scrivi un personaggio come lui, che diventa vero per i lettori e per i telespettatori, insomma è una soddisfazione pazzesca. Ma è anche una cosa molto strana, perché non ti appartiene più. Certo.
Nel senso che all'inizio sì, Rocco Schiavone era una cosa tua, lo scrivevi, lo sviluppavi, e poi ti rendi conto che invece... Che devi fare i conti con... Devi fare i conti anche con i lettori, che lo posseggono quasi se non più di te. Senti, tu tra l'altro facevi anche l'attore, no? Tanti anni fa. Tanti anni fa. Ognuno fa degli errori nella vita, ho fatto questo. Però una volta interpretavi un ginecologo e lì ti sei accorto di cosa vuol dire essere considerato uno vero. Perché terrificante, fu un'esperienza terribile. Perché facevo un ginecologo in una serie di queste, vabbè, quelle che hanno tanti nomi, 3, 1, 2, 3. Una qualche dottoressa, non mi ricordo. Ero un ginecologo di questo ospedale. Passano 2 anni, sono in treno che sto andando a girare un altro capolavoro a Genova. E vedo davanti a me una signora che mi guarda. Quando ti guardano, di solito non sei famoso come Raul Bova, quindi non abbinano il nome, pensi, hanno mandato in televisione qualcosa dove ci sono io, perché sei una faccia familiare. E così questa signora mi guarda, è imbarazzato, dico, senta, posso fare una domanda? Dico, sì, volentieri. Dunque, io ho dei pruriti. Sto usando una crema che però... Io in quel momento non ricordavo Fabio, cioè sì. Ma lei, ma devo andare di antibiotico? Dico, signora mia, ma non lo so, non ne ho la più pallida idea, ma perché? Lei è ginecologo. Oddio santo. Oddio, hai capito tutto. Ho capito tutto. Senti, una delle cose fondamentali della tua vita, oltre che essere... grande appassionato anche di noir, immagino che Simenon sia il tuo riferimento, no? Come non, Simenon, è la tua vicinanza ad Andrea Camilleri. A me solo ricordarlo fa sempre piacere, non solo perché la casa editrice è la stessa, ma perché con Andrea Camilleri tu hai avuto una lunga parte di vissuto insieme, no? Sì, tanto. Era mio insegnante in Accademia d'Arte Drammatica, poi abbiamo fatto degli spettacoli insieme di teatro e poi lui è diventato uno scrittore importante, quindi era difficile frequentarlo perché non c'era mai, però ci sentivamo al telefono. Però c'è un episodio di Montalbano in cui Montalbano legge, invece, sì. Il commissario Montalbano legge un libro in cui il protagonista è un vicequestore romano ad Aosta, quindi è chiaramente Schiavone. Sì, è stato un... non so se in quei giorni... No, perché lui non si drogava più all'epoca. Chi? Camilleri. E l'ha scritto di sua spontanea volontà. Come si drogava più Camilleri? Uno scoop questo. Uno scoop pazzesco. No, perché lui, sapete, con Schiavone che si fa le canne. No, vabbè, lo sanno tutti, si fa sfuma la Maria, ma il THC è basso, lo anche. Sì, sì, di Schiavone. Sì, prima di girare i telefilm l'ho detto, un THC più o meno una camomilla, per cui va su Rai 2. Ti aspettavi che ci fosse polemica su quell'aspetto? Certamente. Ah, sì? Sì. Ognuno fa il mestiere suo. C'è chi scrive, c'è chi parla. Io scrivo. No, devo dire che una cosa molto bella di Antonio è l'affetto che ha per Camilleri, anche la riconoscenza, devo dire che è una cosa molto rara in questo ambiente dove invece di solito regna l'invidia più feroce, nello spettacolo, in televisione, che non ne parliamo. Insomma, bisogna essere intelligenti per non invidiare. Quindi, però ti posso dire una cosa che mi disse Camilleri? Sì. Accadde una cosa brutta assai, perché un libro di Rocco Schiavone superò il maestro in classifica. Lui era primo in classifica da 19 anni, tipo, non lo so. Sì. E successe questa cosa, che io dico, ma devo chiamare il maestro, perché... Lo chiamai, dico, maestro, mi dispiace, è successa sta cosa. E lui rispose, Antonio, l'importante è la durata. È vero. Senti, io non voglio svelare niente, sarebbe una cattiveria feroce. Ma diciamo che questo romanzo comincia con Rocco Schiavone in ospedale, che è stato ferito, perché era stato ferito in un conflitto a fuoco nel precedente Rien ne va plus del precedente romanzo, è lì per fare convalescenza. In realtà diciamo che arriva un caso da risolvere proprio in ospedale e quindi il lavoro lo segue, insomma. Sì. No? Ecco, non dico nient'altro, però va bene, non serve. No, non serve. Lui muore a pagina 85. No, non è vero, non muore assolutamente. Senti, ma tu come scrivi? Tu fumi la pipa? Lo scrittore noir fuma la pipa? Allora, la pipa la fumavo, ma è terribile. Vedi, fuma la pipa. Perché, ti spiego, siccome scrivo col computer, non con la matita, mi dispiace. Che peccato. Non so, scusa. Mi spiace tanto. Poltrona sgualcita? No, poltrona ottima, ho speso un sacco di soldi. No, ti spiego. Spiace. Ti spiego perché ti va in... A parte che c'è un problema con la cervicale.
Peccato. Fa male la schiena, le spalle. Mi piace per te. Non è una vecchia poltrona sgualcita? Ma non si può scrivere sulla vecchia poltrona. La pipa ce l'avevo, però se la scrivo col computer e pesa, ti viene meno tutto l'apparato mandibolare. Allora preferisco non maglione, ce l'hai il maglione quando scrivi? Ce l'ho, maglione perché... Plaid. Plaid. No. Stai descrivendo il gruppo TNT. Tu. Non so. No, non ce l'ho il plaid. Cioè, ce l'ho, ma non lo uso. Uso un maglione. Telefono? No. Ruota? No, non c'ho proprio il telefono a non casa. Non c'è il telefono, niente. No, così proprio neanche ti chiama. Perché sei andato via da Roma, tu? Sì, sono andato in provincia di Viterbo, abito. E perché? Perché Roma non mi piaceva più, 8 anni fa. Non era più Roma, era un'altra cosa e peggiora sempre di più. E quindi ti sei ritirato? E quindi me ne sono andato in campagna, sì, vicino Viterbo. È bellissimo. E lì scrivi? Sì, scrivo tanto. Siccome ho una vita di solitudine sostanzialmente, sono un uomo, io e mia moglie basta, non veniamo nessuno, vita sociale zero, scrivo molto. Però è la cosa più bella del mondo. Che perché, invidia. Grazie. Ciao Antonio, grazie tanto. Ciao. Antonio Manzini, che tempo che fa! Grazie, complimenti di te. Grazie. A presto.